schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video in cui vi aggiorno per quanto riguarda il glitch dei soldi da fare da solo, che alcuni commentano che va, alcuni commentano che non va, però io ho voluto fare chiarezza, sono riuscito a loggarmi finalmente dopo una giornata di tentativi e quindi ho voluto provare, tentare questo glitch e farlo, insomma, per vedere se funzionava, per vedere se c'aveva qualche bug, qualcosa di strano. Allora, per fare il glitch, ragazzi, i soliti requisiti, oramai lo conoscete tutti, però lo spiego anche perché magari se arriva qualcuno nuovo che non lo sa, lo spieghiamo. Qui mi ha tirato dentro un colpo, però non fa nulla, andiamo molto in velocità, quindi risparmiamo del tempo. Mi teletrasporto e ricominciamo il glitch. Quindi a questo punto ragazzi i requisiti che ci servono sono un veicolo speciale, che sia un qualunque veicolo che entra nello Santos Custom, oppure una Deluxe, però nella Deluxe, con la Deluxe vi dovete buggare e poi vi dovete mettere vicino all'entrata di un appartamento e aprire il colpo Domus Dei, avviarlo una volta e poi la seconda volta e aspettare questo caricamento che vedete in basso a destra. Come vedete il caricamento, vi avviate verso l'entrata, premete cerchio, uscite fuori e andate subito sul cerchio giallo per fermare il conteggio. Ragazzi, come avete visto, io sono buggato. A questo punto ragazzi vi faccio vedere anche la data per correttezza, insomma, no? Vi faccio vedere la data in cui ho girato il glitch, anche se ho postato su Telegram un commento di un utente che confermava il perfetto funzionamento del glitch, però ho voluto testare con mano, ragazzi, no? Quindi a questo punto entriamo nello Santos Custom. Una volta fatto il bug, abbiamo lo stile buggato, se non abbiamo distrutto nulla non serve fare nulla, come ho fatto io. Entriamo e usciamo dallo Santos Custom e ci dirigiamo verso il nostro CEO, perché è lì che andremo a fare il glitch. Il CEO dovrà avere un'officina e dovrà avere nel garage in cui andremo a duplicare l'auto che vogliamo duplicare più LGRH8, insomma dovrà essere pieno. Potete anche non metterle qui le LGRH8, potete metterle dove vi pare, l'importante è che il garage in cui andrete a mettere il clone sia pieno. A questo punto premete freccia destra, entrate nell'officina meccanica, cambiate la targa, quindi usate una targa personalizzata ragazzi per fare questo glitch, scendete dal veicolo, risalite sul veicolo, premete freccia destra e vi spawnerà nuovamente nel vostro garage. Come vedete la duplicazione è riuscita perfettamente ragazzi, senza nessun problema, e a questo punto ragazzi siamo pronti a portare fuori questa duplicazione. Allora, per chi non riesce a portarla fuori la duplicazione, consiglio sempre di avviare un colpo di lestere come ho fatto io per teletrasportarmi a casa e l'auto vi spawnerà sotto casa. Invece chi ha l'Arcadius faccia questo passaggio che sto facendo io, andare in ufficio. Vedete l'auto è, nel momento in cui io sono sull'ascensore con la mappa aperta, è subito spawnata in strada ragazzi. A questo punto basterà scendere in strada, prendere l'auto e rimetterla nel garage o dove stiamo facendo il glitch o in un altro garage che dovrà essere sempre pieno. Mi raccomando, il garage è pieno ragazzi, perché altrimenti rimarrete in un bug di schermata nera infinito e dovrete riavviare il gioco, non ci saranno alternative ragazzi. A questo punto io vado a rimettere l'auto nel garage e il gioco è fatto, il mio clone è eccolo qui, insomma. Allora, alcuni mi hanno commentato che non vi spawna il veicolo dopo che lo richiamate. Allora, se è una Deluxe dovete buggarvi per forza ogni sacra volta ragazzi, non c'è possibilità che vi spawni la Deluxe in strada. Se invece è un Blazer Aqua, una Ram Buggy o una qualunque altro veicolo speciale,
diciamo che di solito spawna. Se non spawna, cambiate sessione o riavviate il gioco. Vedete, io qui adesso sto chiamando il Blazer Acqua e non sto guardando dalla direzione dove dovrebbe spawnare, o meglio davanti a me, e quindi vado a richiedere il Blazer Acqua. Aspetto che consegna in corso sia finita e vado a cercare il mio Blazer Acqua. Ovviamente non lo vedremo in mappa, basterà cercarlo un tantino. Eccolo qui. Ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, il glitch è ancora funzionante, penso che regga fino a domani. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. No mercy.